Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, oggi andiamo a commentare la partita Cosenza-Pisa, disputatasi oggi al San Vito Marullo. E che dire, per noi una partita stregata, senza ombra di dubbio. Allora, al quarto minuto l'episodio del rigore, e dubbio non dubbio, va bene, l'arbitro coadiuvato dal guardarini assegna il calcio di rigore. E Vido prende la traversa piena, la palla esce e non c'è stato niente da fare. Poi via via ha sbagliato Palombi, e poi Pali a più non posso, errori. Vido non si è ripreso dall'aver sbagliato il rigore. E comunque ragazzi, voglio dire, propositivi, sono scesi in campo secondo me con la mentalità giusta e l'idea giusta. Hanno lottato e abbiamo visto un bel gioco, ma non c'è stato niente da fare. E al 42esimo Balulì segna il gol beffa del primo tempo. E secondo me siamo scesi negli spogliatoi sull'1-0, ma immeritato sotto ogni punto di vista, perché insomma, voglio dire, Pisa non si meritava, certo, alla fine del primo tempo di perdere 1-0. Vabbè, niente. La ripresa dice poco nei primi minuti di gioco. Siamo sempre lì, Pisa propositivo in avanti, ragazzi, è tutto bene il centrocampo, ma quando si arriva alla conclusione si sbaglia troppo. Si sbaglia, non si fa altro che sbagliare. Pali e va bene, niente. Poi il mister finalmente passa alle sostituzioni. Marin e Soddimo entrano e poi metterà anche Marconi e Sibilli. Ma diciamo così, la rete arriva al 78esimo grazie all'assist di Sodi per Gucker, e Gucker in sacca al 78esimo. Meno male, io dico meno male, perché si era vista veramente male. Io l'avevo vista veramente una partita stregata, e di non riuscire neanche a pareggiare. Meno male, alla fine. Diciamo così che Soddimo un assist perfetto per Gucker in sacca. Che dire, i ragazzi ci hanno messo del suo oggi, veramente, cioè nel senso, ma veramente io non lo so, un po' diciamo così, insomma, nel portiere del Cosenza, voglio dire, Falcone ci ha messo il suo oggi in varie occasioni. E non siamo riusciti a strappare il risultato pieno. Secondo me è un Pisa che si meritava il risultato pieno, senza nulla togliere agli amici del Cosenza, ma cioè, alla fine, al di là dell'episodio del rigore, che l'amor di Dio, i rigori, quando si danno i rigori, si sa, bisogna anche, insomma, alla fine bisogna anche realizzare i rigori. Non è che quando dice rigore, gol fatto, no, non è così. Ma e ho visto troppi errori, e ho visto anche un video che secondo me non si è ripreso dall'aver, diciamo così, sbagliato il rigore. Non si è ripreso. Alla fine del primo tempo ha fatto veramente tanti errori. Che dire, Palombi non riesce a buttarla dentro. Non ci riesce questo ragazzo, io non capisco. Cioè, ma neanche a 2 metri, a 3 metri dalla porta, non riesce a buttarla dentro. Io non so come mai. Cioè, boh, non lo so, stregato. Comunque, veramente, per noi il campo del Cosenza è veramente stregato. Non si riesce. Peccato, perché poteva essere veramente un'occasione per andare a 21 punti, insomma, e quindi essere un po' più tranquilli, diciamo così, in classifica, anche se alla fine, cioè, voglio dire, siamo, per carità, siamo fuori
dalla zona pericolo, insomma, per ora non è che insomma non c'era. Poi comunque diciamo c'è la costanza dei risultati, l'importante insomma alla fine è non perdere, insomma, ecco. E diciamo così, abbiamo pareggiato, abbiamo preso un punto, diciamo così, fuori casa, vabbè. Ora non si sa neanche se col Frosinone mercoledì si giocherà, perché c'è tanti, non so, si chiederanno il rinvio, se Frosinone chiederà rinvio o meno, non lo so, comunque ci sono tanti contagiati. E poi che dire? Poi dopo dovremo affrontare il Venezia, che sarà un'altra partita tosta. E vabbè, ragazzi, che dire, io, ragazzi, sono comunque, secondo me, scesi in campo con l'idea giusta e la mentalità giusta. Poi, purtroppo, in fase conclusiva non siamo riusciti, però in definitiva, cioè, abbiamo preso d'assalto comunque la porta del Cosenza, insomma. Poi ci ha messo il suo Falcone e un po' ci abbiamo messo del nostro, diciamo così, per sbagliare. Niente, per quanto riguarda Vido, io l'ho visto veramente, non lo so, dopo aver sbagliato il rigore e dopo aver sbagliato l'altra occasione a 16, sbagliato tra virgolette, perché comunque ha tirato un bel tiro, Falcone che l'ha presa, però l'ho visto un attimo giù di morale, non lo so, magari sarà stata un'impressione mia, per l'amor di Dio, però l'ho visto un attimo giù di morale, ha sbagliato tanto, peccato perché insomma, non, insomma uno non si deve tirare giù, insomma rigore, vabbè, ci sta anche di sbagliarlo, ecco, per l'amor di Dio, però il Pisa mi sembrava veramente, cioè, tiri in porta ne abbiamo fatti tanti, a Iosa, quindi, voglio dire, vabbè, ci sta, capita, alla fine, insomma, bisogna cercare di sbagliare il meno che sia possibile, insomma, ecco. Poi, comunque, io sono convinto di questo, sono convinto che se il rigore fosse stato trasformato, la partita avrebbe preso una piega diversa. E questo io ne sono convinto. Ho parlato anche con gli amici, insomma, e secondo me, se la palla entrava sul rigore, ripeto, i primi minuti, la partita avrebbe preso una piega diversa. Così non è stato. Ci abbiamo messo, comunque, i ragazzi hanno lottato, per l'amor di Dio. Poi sul gol a Birindelli si è fatto peccato, ha fatto anticipare la Balulì, che non è che abbia fatto, e va bene, è così. Però insomma, in definitiva, tutto sommato, non è stata una brutta gara per il Pisa, ecco. Poi, come dico sempre io, no? I pali delle traverse sono gol non fatti, c'è poco da fare, ragazzi, è così. Vabbè, io per questo video la chiuderei qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, commentate e che dire più? Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima, ragazzi, grazie.